Ultima settimana di campagna elettorale per le regionali che si svolgeranno in Basilicata il 17-18 novembre prossimi e continua il tour dei big della politica italiana in Basilicata per supportare la candidatura dei propri consiglieri. Dopo Giorgia Meloni è arrivato a Policoro anche l'onorevole Raffaele Fitto a supporto della candidatura del candidato presidente Tito Di Maggio e dei consiglieri Paolo Castelluccio e Leonardo Giordano. Per il PDL. Raffaele Fitto, ai nostri microfoni, ha parlato dei progetti futuri del suo partito e di quelli della Basilicata. Una regione che ha delle grandi potenzialità, innanzitutto dal punto di vista delle risorse naturali, che hanno prodotto dei risultati non all'altezza, ma soprattutto risultati che non sono stati finalizzati in modo organico allo sviluppo e alla crescita del territorio. La critica principale che penso si possa rivolgere è questa, e riteniamo che le scelte di fondo che possano consolidare lo sviluppo e la crescita di questo territorio siano state poco valorizzate in questi anni, nei quali in modo ripetitivo magari si è guardato più al consolidamento di un sistema che alla crescita e alla possibilità di sviluppare un territorio. Io sono impegnato in questo momento per una battaglia leale e coerente al fianco del presidente Berlusconi. Per più di qualcuno nel nostro partito è stato molto semplice essere vicini a Silvio Berlusconi quando le cose andavano benissimo. E penso che non sia corretto e non vada bene allontanarsi quando magari ci sono delle difficoltà. Io sono convinto che in questo momento bisogna testimoniare una lealtà al presidente Berlusconi, sia per il consenso elettorale che ha raggiunto nelle ultime elezioni e che continua a mantenere nel paese, ma anche una lealtà e una chiarezza nei confronti degli elettori rispetto ai programmi elettorali che dobbiamo portare avanti e per i quali gli elettori guardano a noi con fiducia. Quali sono le vostre proposte? Ma innanzitutto, come dicevo prima, il tema dell'utilizzo adeguato delle risorse naturali, delle risorse che vengono prodotte da questa opportunità. E poi l'idea di poter mobilitare in modo molto più efficace su alcuni grandi poli di sviluppo le risorse di questo territorio. È inutile continuare a utilizzare le risorse sia comunitarie che nazionali con una parcellizzazione eccessiva, con una divisione sul territorio che non produce dei risultati e degli effetti. Dobbiamo cercare invece di valorizzare questo puntando ad alcune poche grandi idee che possano dare delle risposte chiare in termini di occupazione, in termini di interventi sul settore per esempio della formazione professionale, rendendola molto più collegata al sistema scolastico e finalizzata alle realtà imprenditoriali che ci sono in questo territorio, cercando di far convivere bene gli investimenti esterni importanti che ci sono con un consolidamento che deve essere un indotto che possa ancorarli meglio, dando risposte adeguate a questo territorio. E ci sono tante idee che noi abbiamo e che sono convinto possano rappresentare un potenziale per il futuro di questo territorio.